I genitori di Claudia Mura si domandano come mai, a distanza di 10 anni dal tragico incidente in cui perse la vita la figlia di 18 anni, Via Milano non sia ancora in sicurezza. Ce ne parla nel servizio Valeria Ganado. Esisteva già un progetto di riqualificazione di Via Milano con la messa in sicurezza e la creazione di marciapiedi. 10 anni fa, all'indomani dell'incidente, è costato la vita alla giovane Claudia Mura, studentessa di appena 18 anni, investita mentre stava per entrare nel cancello di casa di un'amica, ai genitori era stato promesso un intervento su quel tratto di strada. I lavori sono iniziati, ma proprio nel punto in cui è avvenuto l'incidente ancora non è stato fatto nulla. Volevamo appunto chiedere o sapere perché solo questo pezzo hanno iniziato i lavori da giù, da Via Milano, sino ad arrivare sin qua. Hanno fatto il marciapiede mettendo in sicurezza la strada, come ci avevano già detto che era già in progetto. Volevamo sapere come mai solo in quest'ultimo pezzo, poi appunto questo è proprio il punto dove è successo l'incidente di nostra figlia, non sono finiti i lavori, sono passati quasi 10 anni. Niente, volevamo sapere questo, ma serve per nostra figlia questa cosa, ma anche per i residenti che sono qua, che sia tutto in sicurezza, come hanno fatto tutta l'altra parte. In effetti manca solo questo pezzettino di strada. Una infrastruttura importante che avrebbe peraltro dovuto essere dedicata proprio a Claudia. Allora ci dissero che questo tratto di strada l'avrebbero intitolata a lei. Sì, questa, diciamo, non un tratto di strada, ma quest'opera che hanno fatto di mettere in sicurezza del marciapiede, della pista ciclabile. Niente, era giusto sapere come mai i lavori non sono stati portati a termine. Manca solo questo pezzettino, saranno 600 metri.